Juppé Pelat era un bambino che si chiamava Juppé e che tutti soprannominavano Pelat perché era pelato, non aveva neanche un capello sulla testa. Io qualche capellino piccolo piccolo ce l'ho, lui invece era proprio pelato, pelato, pelato. Guardate, per esempio, qui, ecco, vedete, questo è Juppé Pelat. Guardate, proprio era liscia come un uovo la sua testa, non aveva neanche un capellino. Juppé Pelat veniva preso in giro per questo. C'erano dei cattivi nel suo paese che lo prendevano in giro, lo scherzavano, gli dicevano che era pelato, che era brutto. E allora lui un bel giorno decide di andarsene dal paese e di andare a vivere in una casetta in mezzo al bosco, solo e tranquillo. Purtroppo in questo bosco viveva un orco, un uomo pelosissimo, che tutti dicevano che era cattivissimo e sembrava che non avesse nessuno scopo nella sua vita se non catturare Juppé Pelat per mangiarselo. Vedete l'orco. E vedete qui da quest'altra parte Juppé Pelat che sta per cadere in una buca che l'orco ha preparato per lui. Solo che Juppé Pelat era molto furbo, molto veloce e quindi l'orco non riusciva mai a catturarlo.